Ricky dopo la vacanza con Sara Daniele, il nuovo importante progetto. Sara Daniele e Riccardo Marcuzzo di ritorno da Formentera, il nuovo progetto. Ricky ha caricato pochi minuti fa una foto sul suo profilo Instagram in cui è apparso accanto ad un aereo, e sotto lo scatto ha scritto un annuncio veramente importante. Precisamente, Riccardo Marcuzzo ha dichiarato che è consapevole che quello che sta per arrivare sarà un periodo veramente determinante per lui. E infatti appena atterrato in Italia dopo le meravigliose vacanze insieme all'amico Andreas Müller e soprattutto insieme a Sara Daniele, figlia del cantante scomparso, con cui sembrerebbe essere nato un profondo ed intimo rapporto. Tuttavia ora è arrivato al momento di pensare al lavoro. Ricky ha infatti affermato che c'è da scrivere il secondo disco, ma la cosa sembrerebbe non preoccuparlo affatto, il suo nuovo progetto discografico è infatti già nella sua testa e gli piace da morire, sa inoltre già come potrà essere e per questo sente tanta responsabilità. Ricky, addio momentaneo a Sara Daniele, è ora di pensare al secondo disco. Riccardo Marcuzzo ha inoltre ricordato che domani alle 9:00 uscirà il suo nuovo video, girato insieme ad Andreas e ad una bellissima modella. Infine, ha concluso dicendo che stasera posterà sui social qualche sorpresa per i suoi fan, di che cosa si tratterà? È giunta quindi ora per Ricky di rimettersi al lavoro, dopo che il grande successo del suo primo album Perdo le parole. L'ex cantante di Amici aveva inoltre festeggiato tale traguardo trascorrendo un po' di giorni in relax a Formentera insieme all'amico ballerino e Sara Daniele, con cui si vocifera potrebbe avere un flirt. I video che ha girato insieme alla figlia di Pino Daniele hanno infatti emozionato i fan di Riccardo Marcuzzo, e la complicità che vi era tra di lui e Sara era evidentissima. Comunque sia, almeno per ora, sembrerebbero essere soltanto amici, Riccardo aveva infatti messo in chiaro la situazione sempre sui social attraverso un lungo post rivolto alla ragazza, nella quale precisava che per lui era soltanto un'amica, anche se il rapporto che vi era tra di loro era molto speciale.